in Giappone con la Kodansha io ho avuto un trattamento molto privilegiato, perché sono stato davvero trattato come un giapponese, nel bene e nel male, perché poi quando io incontravo Go Nagai oppure altri amici disegnatori ci si diceva quante notti in bianco si facevano alla settimana. Questo è una costante, no? C'era la famosa leggenda di chi entrava a lavorare nello studio di Go Nagai che doveva fare un test per superare 3 notti e 3 giorni di disegno continuo senza interruzione. Mangiava, però non poteva dormire, doveva sempre disegnare, perché così lavoravano e lavorano i mangaka giapponesi sotto scadenza.